Prego. Benvenute, non è partito? È Adesso sì, partito? è partito. Sì. Benvenuti e benvenuti, siamo sempre qui su Mimose Time e Lombardi nel mondo. Noi stiamo andando avanti con le nostre interviste, veramente ne facciamo tantissime già dai tempi, insomma, del primo lockdown. Adesso siamo ancora in, diciamo così, una situazione abbastanza precaria, siamo nel secondo lockdown e stasera abbiamo un ospite molto molto interessante. Lui è Efrem Tassinato. Ciao Efrem, benvenuto. Ciao a tutti. Ciao. Vogliamo raccontare la tua storia, quindi intanto ti presenti così facciamo conoscere anche ai nostri spettatori chi sei e intanto dove sei. Allora, fisicamente, geograficamente, sono in Veneto, in una cittadina che si chiama Piove di Sacco, che sta tra Padova e la Laguna Sud, Chioggia, dove risiedo, ma anche dove c'è la sede centrale di Rete Uigua, ovvero un'associazione di protezione ambientale, tra le prime che nascono in Italia e nel mondo, perché l'ho fondata nel 1972 con un'attività che già era nata nel 1971. Ed è l'unica tra quelle che hanno il riconoscimento ministeriale come dal Ministero dell'Ambiente, come associazione di tutela ambientale a valenza nazionale che ha origine nel Veneto e tuttora conserva la propria sede centrale in Veneto. Oggi Wigwam è presente in 21 paesi, costituisce una rete internazionale presente in 21 paesi a livello mondiale. Wigwam ha la particolarità di occuparsi di sviluppo sostenibile delle comunità locali, ovvero agisce per promuovere la coesione sociale nei territori, finalizzata alla consapevolezza del valore del bene comune. Il bene comune per antonomasia è l'ambiente, nel senso che ci siamo tutti dentro e proprio letteralmente immersi, e pertanto se chi distrugge l'ambiente o compromette l'ambiente, automaticamente distrugge il bene comune più importante, più vitale che le popolazioni che hanno a loro disposizione, insomma, ecco questo. Quindi il Certo, ma lavoro che facciamo è principalmente sì. culturale per rendere consapevoli e poi dopo tutto quello che serve per farlo diventare attività concreta, insomma, ecco. Ma secondo te questo momento, diciamo così, riuscirà a far capire alle potenze, perché poi sono i potenti del mondo che hanno in mano, la nostra terra, no? Perché noi logicamente contribuiamo logicamente ad inquinare, però poi gli ordini arrivano sempre dall'alto. Quindi questo momento riuscirà, effettivamente a far capire che la terra è in pericolo, un pericolo immediato di distruzione. Allora, bisognerebbe essere dei veggenti per poterlo prevedere, ma conoscendo la natura umana, personalmente sono piuttosto pessimista, anche se poi dopo sono ottimista, nel senso che siamo attivi per fare tutto quello che è possibile perché invece le cose vadano diversamente. Ma gli interessi in gioco sono talmente grandi e talmente vincolanti che difficilmente si potranno trovare delle soluzioni di governo del mondo, perché di questo stiamo parlando in realtà. La caratteristica della battaglia per l'ambiente non può essere confinata ad un singolo territorio, anche se poi dopo bisogna partire dai territori perché poi dopo diventi politica generale. Però è una politica di carattere globale, quindi è il mondo che se ne deve preoccupare ed è il mondo nella sua massima espressione, nelle sue massime espressioni come dire, di governo che dovrebbe, parlo al condizionale, preoccuparsi di questo come la madre di tutte le battaglie. Questo non avviene, lo stiamo vedendo purtroppo, nonostante i giovani finalmente incominciano a muoversi su questo tema, a mobilitarsi, ma gli interessi economici sono talmente grandi che viene giustificato tutto. Allora, volevo chiederti, Efra, allora intanto spieghiamo che Wigwam
è praticamente la capanna, no, degli indiani d'America del Canada, no? Giusto o sbaglio? Sì, diciamo che abbiamo adottato questa denominazione e questa particolarissima tipologia abitativa, principalmente come antonoma, come metafora di una società che vive in, come dire, sia pure in maniera primitiva, poi dopo noi non siamo quelli che vogliono tornare a vivere nelle capanne, ci mancherebbe, ma di una società che vive in una forma strettamente integrata con l'ambiente in cui è inserita, con un modello sociale che si prende cura di tutti nel villaggio, per cui i villaggi dei Wigwam non erano mai eccessivamente popolati, erano formati da 10, 15, 20 famiglie, ognuna delle quali aveva il proprio piccolo Wigwam familiare, e ogni villaggio ne aveva anche uno molto grande, che veniva chiamato anche Longhouse, che era il punto d'incontro della, era una specie di agorà, insomma, no, della gente del villaggio, dove la gente si ritrovava per mangiare insieme, per discutere anche, quindi diventava anche un po' il parlamentino, era il punto d'incontro della, diciamo, della comunità. Queste comunità si prendevano cura dei propri vecchi, erano rispettati come depositari di conoscenza, si prendevano cura dei bambini, per cui i bambini erano delle loro famiglie, ma erano soprattutto del villaggio, cioè i bambini erano i bambini del villaggio, della comunità, e tutti se ne prendevano cura. Quando c'era cacciagione a disposizione o c'era raccolta di frutti, eccetera, erano per chi li aveva raccolti, ma l'eccedenza era a disposizione per tutti gli altri. Allora, è semplicemente un'idea di riferimento. Nel 72, con il secondo campo di rimboschimento che facemmo a Costa di Gargnano, che oggi è nel centro del parco regionale dell'Alto Garda Bresciano, da cui nasce Wigwam, ovvero è stata un'esperienza con la quale ho portato circa 300 giovani per un'estate intera a piantare alberi. Oggi si parla tanto di piantare alberi. Ecco, Wigwam nasce piantando alberi. E poi dopo in subordine, subito dopo, dimostrando concretamente che si poteva fare agricoltura anche senza l'uso di veleni, perché abbiamo creato una piccola fattoria denominata Comunità Ecologica Wigwam, che aveva l'obiettivo di dimostrare agli agricoltori che si poteva fare lo stesso anche senza l'uso di veleni che distruggevano il suolo e compromettevano la salute di chi li adoperava, e poi inevitabilmente si ritrovavano come residui tossici negli alimenti che venivano prodotti. Sto parlando del 1972, attenzione, quindi molti anni fa, molti anni fa. Queste sono state un po' anche le basi che hanno costruito l'humus sul quale si è sviluppato anche tutto il successo dell'agricoltura biologica, della quale oggi, diciamo, sta reggendo le sorti del settore agricolo, nel senso che l'unico settore che non è in crisi, che aumenta tutti gli anni, è proprio l'agricoltura biologica, no? Ma l'agricoltura biologica in Italia e nel mondo nasce proprio da queste esperienze che si fecero tra la fine degli anni 60 con l'agricoltura biodinamica e gli anni 70. E noi siamo stati tra quelli che l'hanno promossa, che ci hanno creduto e che l'hanno portata avanti. Quindi, ma voi questi progetti, cioè comunque li avete negli anni, avete comunque modificati, ampliati, e sono rivolti anche alle scuole o sono solo per gli addetti ai lavori, diciamo così? Quando parliamo di ambiente bisogna tenere presente, come dire, tutto il genere umano che va dalla nascita fino alla fine dei propri giorni di ognuno di noi, perché la responsabilità è di tutti. Però la responsabilità degli adulti è quella di insegnare ai più piccoli come si deve stare correttamente nell'ambiente, per cui il grande lavoro che fa Wigwam oggi e continua ad essere quello di educare
dai più piccoli, quindi partiamo già dai 3 anni, 4 anni, 5 anni, con le attività dei centri estivi, le attività che facciamo con le scuole, eccetera, per educarli a rispettare l'ambiente, ma soprattutto a considerare l'ambiente come risultato finale del rispetto reciproco, perché il problema dell'ambiente nasce da un'ecologia sociale che è stata praticamente compromessa. La distruzione dell'ambiente, o comunque la compromissione dell'ambiente, deriva non è altro che se non il risultato finale del fatto che ognuno pensa per i cavoli propri, insomma, no? Quindi vale il concetto del mors tua, vita mia, no? Ed è il concetto darwiniano che il pesce più grosso mangia il più piccolo, che noi invece combattiamo, perché noi non siamo animali, siamo esseri senzienti e ci dobbiamo prendere cura dei più deboli. E se uno nasce che è debole, vuol dire che ha un problema e che noi dobbiamo prima di tutto comprendere e poi dopo in qualche misura a risolvere. Ma se non c'è dialogo tra le persone, non si saprà mai qual è il problema. Allora la prima cosa che dobbiamo fare è quella di fare in modo che le persone si parlino. Le persone si parlano se hanno qualche cosa da fare utilmente insieme, cioè quindi cerchiamo l'elemento coesivo che può può scatenare il dialogo l'interesse al dialogo tra le persone. Allora, Efrem, tu hai fatto quindi un movimento internazionale, no? Però ogni paese ha una sensibilità diversa. Quali sono, diciamo, i cardini? Cioè, da quello che ho capito, da come ci siamo frequentati, pensare globalmente, agire localmente. Da quello che ho visto, vi è una certa autonomia, no? Dei vari gruppi Wigman, no? Addirittura avete creato anche una sorta di mercato interno. Allora, uno che vuole aderire a Wigman, allora, intanto come vengono uniti nella filosofia che tu hai espresso questi centri Wigman nei vari paesi? Quali sono le azioni locali diversificate che si fanno e come si può sviluppare uno che vuole organizzare un centro Wigman? E mi spieghi anche a tutti, no, il discorso di questo mercato interno. Allora, negli anni Wigwam si è strutturata in comunità locali, ovvero la particolarità di Wigwam è che vede strettamente connesso l'elemento solidaristico, inteso non come carità gratuita, ma come mutualità, cioè di aiuto reciproco. Quello che succedeva nelle società rurali in epoca preindustriale, dove necessariamente le famiglie si aiutavano vicendevolmente quando c'erano lavori importanti da fare, no? E le famiglie, tra l'altro, partecipavano anche a dare una mano ai più deboli che stavano nel loro ambito sociale, perché lo sentivano come un dovere della comunità. L'abbinamento però dell'elemento solidaristico con quello della salvaguardia dell'ambiente è un concetto molto recente, che è stato sdoganato da due fatti importanti che sono avvenuti nel 2015. Ovvero nel 2015 l'ONU ha approvato l'Agenda 2030 e 17 obiettivi, quindi pensando alla sostenibilità, però ha messo in campo 17 obiettivi che vengono declinati in 294, adesso non mi ricordo esattamente quante sono esattamente le azioni. Quindi vediamo che è una panoramica molto complessa e si va dalla sanità alla lotta contro l'analfabetismo, alla povertà, eccetera, eccetera. Quindi una complessità di cose che portano tutte ad un ragionamento di sostenibilità dello sviluppo piuttosto che no. Il secondo grande elemento che ha sdoganato il concetto di stretta connessione tra la solidarietà e la tutela dell'ambiente è la Laudato Si di Papa Francesco, che è certamente di emanazione, di ambito religioso, però è sicuramente altrettanto una enciclica molto laica, nel senso che si rivolge a tutti, insomma, no? Rete Wigwam, per esempio, lavora anche a progetti di turismo religioso, ma non per promuovere il turismo religioso, ma perché intravede nell'elemento della fede popolare un fattore coesivo che mette utilmente e per la comunità locale insieme le persone a fare qualche cosa per il bene comune delle persone stesse che vivono in una determinata comunità. Bene, nel 2015 c'è uno spartiacque dove si passa da un ambientalismo di tipo anche ideologico
che non è mai stato di Wigwam, perché Wigwam ha sempre lavorato sui progetti, ovvero collaboriamo con tutti, basta definire un obiettivo e questo obiettivo sia nell'interesse dello sviluppo solidale e sostenibile di una comunità locale. Dopodiché ogni comunità locale ha necessità, per non essere confinata in un concetto autarchico, di aprirsi al mondo, e quindi si è creato una rete di comunità di territorio che collaborano tra di loro in una rete prima regionale, poi nazionale, poi internazionale, attraverso l'interscambio di prodotti, di servizi, di turismo, di tutto quello che ogni comunità riesce a produrre, magari in maniera specializzata, perché si trova in un territorio particolare, perché ha assunto nel tempo delle capacità, diciamo, di produzione particolari e via dicendo, no? Ecco, questo è il concetto allargato che dovrebbe, secondo noi, come dire, essere una nuova visione del mondo, non più un mondo diviso, cioè un mondo, diciamo, dove dialogano gli stati tra di loro, dove dialogano le istituzioni tra di loro, che va anche bene, insomma, perché la politica si fa anche così, ma un mondo che tendenzialmente fa dialogare direttamente le comunità locali tra di loro. Le comunità locali tra di loro non sono mai conflittuali se gli si dà modo di conoscersi e se gli si dà modo di dialogare tra di loro, perché i problemi sono gli stessi. I problemi dei contadini marocchini sono gli stessi dei problemi dei contadini italiani, piuttosto che francesi, piuttosto che, certo, i nostri magari saranno più meccanizzati, saranno più istruiti, però i problemi di fondo sono gli stessi. Se l'ambiente, diciamo, se il terreno viene inquinato e viene depauperato, si rimette sia il contadino francese che anche il contadino marocchino, no? Per cui di fondo i problemi sono gli stessi. Se ci sono eccedenze alimentari piuttosto di produzione, piuttosto che problemi di mercato, i problemi sono identici, gli stessi. Quando noi parliamo di commodity alimentari, per esempio, no? E parliamo di speculazione a livello globale, chi ci rimette? Ci rimettono sia gli uni che gli altri. Questo è il problema di fondo, no? Per cui il nostro compito è quello di fare in modo che le comunità locali, attraverso l'individuazione di elementi di coesività, quindi concreti, quindi progetti che portano ad un risultato che può anche essere, non essere quello come dire, che ci aspettava, comunque è un risultato, no? Che vale la pena di valutare e capire magari che quello non si deve fare e non funziona e bisogna fare un'altra cosa, insomma. Certo, però Efren, c'è un problema però generale, che è la grande urbanizzazione, no, di questo secolo industriale, no? Il tuo modello è un modello che va bene nei grandi spazi, nelle aree rurali, però tu sai benissimo che l'aggregazione di una grande città è molto molto complicato. Quindi la mia domanda è, di fronte a tutto questo, tu si può notare, no, che determinati movimenti ambientalisti, ad esempio il caso di Greta, no, hanno un grande impatto, no, a livello di opinione pubblica, però hanno meno un impatto, diciamo, a livello rurale. Cioè, l'ambientalismo si può conciliare anche con un modello di vita urbano e con modelli di vita, cioè, per combattere, no, diciamo, per l'ambientalismo alla Greta. La Greta nasce mettendosi a fare uno sciopero per l'ambiente davanti a scuola. Però tu capisci che sono modelli di paesi nordici con una grande sensibilità ambientale, non molto numerosi come popolazione. Come si può conciliare questa sensibilizzazione di fronte a grandi aree urbane che c'è una grande disgregazione sociale con Wigma o con la filosofia che tu proponi? Attualmente The Wigo è composto da circa 120 territori organizzati in comunità locali, di cui una novantina in Italia, perché nasce in Italia, e una trentina in altri 8-9, adesso con la Svizzera, paesi a livello internazionale. Di queste 120, un terzo sono in aree urbane, perché la dinamica è la stessa, cioè cambia il territorio, cambia il contesto, ma i problemi di fondo rimangono, sono gli stessi, cioè se la gente non si parla e non collabora in maniera, non trova un elemento di coesività nell'interesse del bene comune, che tu sia in campagna o che tu sia in un'area urbana, è la stessa cosa. Il problema di fondo è quello. Cioè il problema è che quando tu metti insieme due persone, queste incominciano a dialogare, al di fuori dei pregiudizi, eccetera, ma già il dialogo porta ad eliminare alcuni pregiudizi. Cioè, perché se tu conosci una persona, usiamo il metodo che usiamo con i bambini, per esempio, che è l'erbario. Una delle attività che facciamo con i bambini è l'erbario. Perché? Perché se tu dici a un bambino
quelli sono gli alberi, sono tutti alberi, sono tutti verdi, sono più, un po' più grandi, un po' più bassi e sono assolutamente indistinti. Nel momento in cui il bambino impara che quello è un acero, quell'altro è un abete bianco, quell'altro è un pioppo, eccetera, eccetera, non sono più alberi indistinti. Sono è un pioppo, ognuno di questi ha le proprie caratteristiche, così anche con le persone. Fintanto che le persone non dialogano tra di loro, non si conoscono e quindi non hanno come elemento identificativo un nome, un cognome, una collocazione geografica, un'appartenenza anche sociale, di un contesto sociale, inevitabilmente sono numeri, addirittura sono massa, il che porta a considerare che non esistono, cioè sono qualcosa che è alieno, che non ci riguarda. E questo è l'elemento che sta alla base del fatto di non prendersi la cura del bene comune, che è l'ambiente, dove ci siamo inevitabilmente tutti dentro. Dove se i cinesi inquinano, chiaramente compromettono anche tutto il resto del mondo, perché non è che i cinesi sono in un altro pianeta, no? Se gli Stati Uniti erano fuori, sono usciti con Trump dagli accordi per il clima, no? E adesso speriamo, per fortuna, dovrebbero rientrare, non è che loro stiano peggio, perché no, fanno stare peggio anche tutti gli altri, quindi è inevitabile che il problema sia di tutti, no? Però non, in termini educativi non lo si risolve dall'alto, se non a livello di leggi, di regolamenti, facendolo rispettare. Bisogna creare una cultura dal basso, partendo dalle comunità locali, dove è più facile che sia in territorio rurale che anche in ambito cittadino la gente si veda anche fisicamente, si guarda negli occhi, incomincia a fare due chiacchiere, poi a dire: ma c'è questo problema, come possiamo risolverlo insieme? Certo, però partendo dal tuo ragionamento, a parte la Cina sta facendo grandi investimenti ambientali, perché la Cina si sta rendendo conto che se non fa investimenti ambientali compromette anche la sua stessa attività economica. Però c'è un tema che mi sta a cuore. Come mai in tutto il mondo, diciamo, la sensibilità ambientale si è tramutata anche in una rappresentanza istituzionale? Pensa all'ondata del Movimento Verde in Germania, no? Che è diventato un grande partito, la stessa Francia. Mentre in Italia, no? Questa sensibilità ambientale, che ritengo sia anche diffusa, non si tramuta in rappresentanza politica, perché si rischia di fare testimonianza. Qual è il motivo per cui in Italia, ad esempio, non c'è un partito dei Verdi che porta avanti le battaglie ambientali? E negli ultimi anni ho visto anche una certa mancanza di azione incisiva da parte delle tradizionali associazioni dell'ambientalismo. Non è una domanda facile, lo so. Sì, sì. Innanzitutto perché ognuno ha la sua storia e l'Italia ha una storia politica molto, come dire, molto complicata, ecco, diciamo, no? Che deriva dai comuni, deriva insomma una storia antica e tra l'altro è un paese unificato tutto sommato solo 150 anni fa, grosso modo, no? Non è, voglio dire, la Germania, anche loro si sono unificati non molto tempo prima, diciamo, no? Però hanno avuto due imperi, quello austro-ungarico e quell'altro prussiano, che insomma erano due blocchi importanti. Ma io credo che parte di questo ragionamento sia da imputare alla deriva ideologica dell'ambientalismo italiano. Cioè si è puntato molto a fare dell'ambientalismo un elemento anche di lotta politica altra, che c'entrava poco con l'ambiente, ma serviva come motivazione per contrastare un'altra parte politica. Non è mai stata la caratteristica di Wigwam. Wigwam, come dicevo, ha sempre lavorato sui progetti, ha sempre detto: bene, c'è un problema, vediamo come affrontarlo e facciamo subito, con tutti quelli che ci stanno, quello che è possibile per risolvere questo problema. Il problema non è risolvibile in un giorno, in una settimana, in un anno, non importa. Intanto noi un passettino lo facciamo e qualche cosa di concreto succederà. Questo è il motivo per cui nel 71 ho organizzato il primo campo di rimboschimento, nel 72 il secondo campo di rimboschimento,
e poi la comunità ecologica, perché quelli erano elementi tangibili. Nel 1971, infatti stiamo preparando il cinquantenario dalla Malga Mariec su nel Bellunese, del primo campo di riboschimento, il ragionamento che sta al fondo di questo qual era? Era appena finito il 68. Io sono milanese fino a 20 anni, quindi il mio 68 l'ho vissuto a Milano. Non sono mai stato sulle barricate di quelli che volevano tutto e subito, perché ero operaio e ero studente serale. E gli studenti serali alla fine non avevano voglia di fare casino, perché erano talmente stufi di quello che facevano che non avevano e non credevano che si potesse fare tutto e subito. Chi ha fatto il 68 e che ha fatto i casini erano quelli che potevano farli, perché erano figli della borghesia, erano quelli che tutto sommato stavano bene, no? Capito? E potevano anche permetterselo. Allora io ho detto, bene, che cosa facciamo? Facciamo un ecologismo... come dire, fortemente caratterizzato da non dalla politica, ma da un'ideologia che quindi facciamo un ideologismo, oppure cerchiamo di fare qualche cosa di concreto, di portarlo sul terreno della concretezza. Qual è il problema? Il problema è che i giovani, quello che io ho constatato, non si interessavano di ambiente, perché la ritenevano una cosa secondaria rispetto alla lotta di classe, rispetto a tutta una serie di altre cose che erano pure importanti, però non erano così importanti, non erano ritenute così importanti come l'ambiente. E se di ambiente si doveva parlare, era in subordine, era colpa dei padroni, era colpa di tutta una serie di cose che non riguardavano la popolazione in generale. Invece no, riguarda tutti, riguarda anche la popolazione in generale. Bisogna fare attività di educazione. Come si fa? Come si fa? Mi sono chiesto. Dobbiamo far provare i ragazzi, i giovani come me, io allora avevo 21 anni, della fatica di piantare un albero. Quanta fatica si fa a piantare un albero? Ma non alla festa dell'albero un giorno all'anno. Piantare alberi per 30 giorni minimo, 40 giorni minimo, e magari anche con un contratto di lavoro, così come sono riuscito ad ottenere bussando 100 porte della forestale. I ragazzi erano pagati come operai agricoli, pur sapendo che non potevano rendere come rendeva un operaio agricolo normale montanaro. Rendevano sì e no al 50%, però la mancata resa era un investimento culturale. Che cosa ha fatto succedere questo? Che da questo nasce la rete Wigwam, ma soprattutto sono venuti fuori dei ragazzi che gli è bastato un mese per cambiare completamente la vita. E sono oggi a testimoniarlo. Gente che ha 70 anni come me, o ne ha magari qualcuno di meno, che dice, guarda, quel mese lì, magari nella vita ho fatto altro, però quello mi è rimasto impresso e per tutta la vita io ho rispettato l'ambiente, ho insegnato ai miei figli, addirittura c'è qualcuno che ha portato a vedere gli alberi che ha piantato e prima i figli, e adesso lo sta portando i nipoti e quant'altro. Questo è quello che dobbiamo fare. Però Efren, c'è un tema. Allora, tu hai fatto, diciamo, un'attività ecologica sulla natura, sull'ambiente, sui percorsi turistici. Io ho fatto un'attività invece nella grande industria. Io ho fatto l'azionista ecologista nella vicenda Enibun in rappresentanza della CGIL, ma delegato, ricordo c'era Renato Ingrao, c'era Ermete Realacci. Allora, però, quando la gente deve dargli un'educazione all'interno di tematiche complesse come è un'industria chimica impattante, come può essere... diciamo un'attività industriale, perché poi nel tempo abbiamo visto tantissime proteste, no, contro le discariche, contro le autostrade, eccetera, eccetera. Però il tema del momento, e tu hai detto bene, è anche la complessità nei confronti di una società dove puoi anche educare a fare la raccolta differenziata, ma quando tu devi dare dei dati di un impianto petrolchimico, tu sei vicino a Marghera, quindi tu sai tutti i problemi che si sono avuti, no, del rapporto, no, cittadini-industria. L'ultimo gravissimo, quello che abbiamo visto a Taranto, no? Si sceglie il lavoro, si sceglie la salute, eccetera, eccetera. Come ti poni di fronte a una complessità? Perché questa non è che tu possa prendere un docente e spiegare cos'è una legislazione ambientale o fare dei controlli ambientali. Come ti poni di fronte alla complessità invece dell'industria? Che non è una roba semplice, non è come creare, diciamo, un'attività educativa piantando alberi. Scusa se semplifico, non voglio... sminuire la tua attività, non è una cosa facile. Qual è la tua filosofia, qual è la predisposizione di Wigman rispetto a queste tematiche? Il consumatore ha un'arma potentissima in mano ed è la scelta di acquisto. Nel momento in cui il consumatore ha la consapevolezza si è creata una cultura del valore del prodotto e quindi sa che il prodotto che va a acquistare
lo paga di più, ma non contiene residui chimici dentro, è disponibile a pagarlo di più. Magari spende meno complessivamente, però cerca di mangiare meglio e sceglie i prodotti, e il successo dell'agricoltura biologica è questo. Noi concretamente che cosa cerchiamo di fare? Per quello che c'è possibile fare, è logico, no? Perché ci sono dei macro, come dire, dei macro ambiti dove può esserci solo la collettività nel suo complesso, anche con le scelte, diciamo, di voto. Quando la gente va a votare, cerchi di votare chi invece l'ambiente cerca di proteggerlo piuttosto che no, diciamo, ecco, no? Poi ci sono delle situazioni dove è assolutamente demagogico dire chiudiamo tutto. Come fai a dire chiudere tutto a Taranto con migliaia e migliaia di famiglie che devono lavorare? Bisogna creare un'alternativa. Allora, l'alternativa noi l'abbiamo trovata nella nostra storia, ci sono tante di queste esperienze, no? E nella preistoria di Wigwam c'è ad esempio la battaglia per la chiusura delle cave dei Colli Ugani, dove io ero vicepresidente del comitato. Queste sono le radici da cui nasce Wigwam. Il problema qual era? Il problema era che in queste cave c'erano 450 famiglie che ci vivevano complessivamente, quindi circa una 2-3 mila persone che bisognava trovargli una collocazione. Quando è che siamo riusciti a vincere la battaglia per la chiusura delle cave, quelle perlomeno quelle più distruttive, che erano di trachite da sottofondo? Voi quando viaggiate sull'autostrada da Padova a Bologna, per tre quarti in realtà viaggiate sui Colli Ugani, perché il sottofondo di un metro è costituito da trachite dei Colli Ugani. Ok? Bene. Questi operai, che tra l'altro a 40-45 anni avevano già la silicosi e lavoravano in condizioni disastrose, perché per ottimizzare ad esempio le volate di mine lavoravano sotto fronti di cava alte 20, 30, 40, 50 metri piuttosto che gradonarle come invece era già previsto allora, capito? Era già previsto allora. Non è che tu potevi andare a dire a questi operai: ragazzi, non fate questo lavoro, andate da un'altra parte perché questo vi uccide. Quello ti rispondeva: guarda, non ho alternative, questo mi tocca. Anzi, qualcuno inconsciamente, inconsapevolmente diceva: ma sai, poi dopo 45 anni mi trovo una silicosi, io vado in pensione con malattia del lavoro e campo vita natural durante con la pensione, salvo poi che quello a 50-55 anni crepava. Questo era il problema, no? Allora, quando è che siamo riusciti a vincere la battaglia come comitati? Quindi a contrastare la lobby dei cavatori con tutto l'indotto dei trasportatori e con la politica che ci stava dietro. Abbiamo fatto un accordo con gli albergatori della zona termale, gli abbiamo detto: siete disponibili ad occupare 450 operai, tra fargli fare i fanghini, i camerieri, i giardinieri, eccetera? L'alternativa è che i Colli Ugani verranno distrutti dal punto di vista ambientale e l'appeal turistico di questo territorio non ci sarà più, quindi siete voi quelli che ci rimettono di più. Abbiamo fatto l'accordo con loro, abbiamo vinto la battaglia. Questo è il ragionamento che bisogna fare. E lo si fa, va bene, anche a piccoli passi, ma bisogna farli quei piccoli passi. Non si può solo andare in piazza a protestare con i cartelli, il giorno dopo torna tutto come prima, perché tanto non tocca a noi, no? Non siamo noi quelli che fanno le politiche. No, bisogna andare in piazza, ma poi dopo, il giorno dopo, bisogna essere sul pezzo sempre, giorno per giorno, mese per mese, anno per anno. E così si dimostra. Ma questo discorso in effetti è giustissimo, però è evidente che è più complicato se noi pensiamo all'Ilva di Taranto o pensiamo magari anche alle industrie che producono armi, per dire. Io vicino a casa mia, io abito a Fuori a Milano, e vicino a me c'era c'era appunto, e poi la Oerlikon, no? La famosa Oerlikon, abito quasi proprio vicinissima. Ci passavo sempre con il tram, perché io abito a Ospitaletto di Cormano. Col Monbello. Esatto, e infatti mi ricordo appunto da piccola, insomma, le battaglie dei miei genitori, che hanno sempre fatto appunto politica, proprio rispetto a questo, perché i lavoratori, sì, certo, erano contro, la creazione di nuove armi o comunque la loro produzione, però è evidente che c'erano delle persone che se poi li lasciavi a casa non avevano più il lavoro, quindi c'era in quel momento c'era la fabbrica di armi, quindi veramente diventa complicatissimo, no? Il discorso di riconversione anche industriale rispetto a questi luoghi. E come vedi però, allora, hai detto giustamente una cosa, allora, come ti ho detto, la Cina sta investendo molto nell'ambiente, però è evidente che un paese come la Cina e l'India, si parla di un'immensa
di un'immensa, diciamo, isola di plastica che navaga nell'Oceano Indiano, di un'enorme nuvola di inquinamento. E tu capisci, io una volta sono andato a un'assemblea della Lega Ambiente, ero andato sempre come osservatore della CGIL, e c'era praticamente la contestazione, no, di quelli che venivano da quei paesi emergenti, dicevano, ma noi per lo sviluppo abbiamo bisogno, che ne so, del freon che fa il buco dell'ozono, perché voi nell'Occidente avete sviluppato tutta la vostra attività a scapito dell'ambiente, chiedete a noi di ridurre, diciamo, il nostro sviluppo industriale. Non è una cosa semplice. Allora la domanda che ti pongo è questa. Noi siamo in un sistema, meno male democratico, meno male rappresentativo, ma secondo te questo elemento di una democrazia rappresentativa, dove non esiste, secondo te, come può far prevalere, diciamo, un senso ambientalista a livello internazionale, visto che c'è anche, diciamo, una diminuzione, no, della forza degli organismi internazionali? Secondo te, il livello locale in questi paesi, hai mai provato ad andare a parlare, che ne so, con i cinesi, gli indiani, queste grandi, grandi estensioni, no, di territori con queste grandi popolazioni? No, perché non ho gli strumenti e i mezzi per poterlo fare. Perché non ti sei rivolto a noi dei Lombardi nel mondo, per quello. No. Te l'ho detto, te lo dico sempre, che devi fare... abbiamo fatto un accordo però con UIGMA, sì, che dobbiamo sviluppare. Mi ricordo dei Lombardi del mondo, e poi più che dirlo non succede niente, no? Capito? Invece la logica delle comunità è questa, che una comunità evoluta, che ha qualcosa da insegnare e anche da scambiare con un'altra, va bene, ha interesse a farlo. Beh, lo puoi fare con la comunità straniera in Italia, le comunità straniere, non hai collegamenti. La metto su un altro piano. Dico ad ogni persona, ma tu che cosa hai fatto oggi per l'ambiente? Dopo glielo chiedo domani. Tu che cosa continui? Ah, ma oggi non ho potuto, domani, ma non lo so, vediamo se... Allora, il problema è proprio questo. Cioè, c'è un'educazione, come dire, che alla coerenza e alla costanza, che manca, cioè viviamo tutta la giornata, no? E non si va da nessuna parte così. Sì, se pensiamo anche alla raccolta differenziata, ad esempio, no? Ci siamo noi appunto che mettiamo il sacchetto giallo, e quello nero, e quello blu, poi invece c'è gente che appunto per strada butta i sacchetti della monnezza ovunque, li infesta il mare, e butta i sacchetti nei parchi, quindi quelli rovinano tutto il lavoro che fanno, certo, effettivamente le persone di buona volontà. Quindi è vero, è giusto, bisogna partire da noi, cioè da veramente... Allora, ognuno di noi può fare fino a un certo punto, diciamo, no? La rete Wigwam è nata per questo, perché io voglio fare questo, però da solo arrivo fino a un certo punto. Allora, parlo con Daniele, e siamo in due, e magari se facciamo qualche cosa di più, poi dopo parliamo, conosciamo Ketty, e siamo in tre, e allora in tre è già tutta un'altra roba, no? Passa poi parola. Siamo 10, 50, e poi sono interi territori, sono comunità locali dove all'interno ci sono figure professionali nuove. Quali sono i paesi, così diamo un'idea della tua rete, dove UIMA è presente? È molto attiva. Beh, dunque adesso a memoria non me lo ricordo tutti. Vabbè, comunque, vabbè, principalmente europei, Italia, Francia, Slovenia, Polonia. Sì, Polonia sicuramente, Polonia, Repubblica Slovacca, Spagna, sì, Barcellona, Spagna, Svizzera, l'ultima, una delle ultime che è arrivata, poi Ucraina, Romania, Moldova. Poi Camerun in Africa, Guatemala. Come si avvicinano? Ecco, tu hai detto non arrivi in India, in Cina, magari ti diamo una mano noi, però tu sei arrivato in paesi dove non è facile arrivare. Quali sono stati i canali, le comunità straniere in Italia, amici che hanno fatto cooperazione internazionale? Perché non è una cosa semplice, non so, hai citato il Guatemala o paesi come il Camerun. Quali sono stati i tuoi canali per arrivare lì? Contagio. Come? Contagio. Beh, il contagio, no, non usiamo questa parola che porta contagio sfortuna. Contagio in questo momento... È meglio che tu usi un'altra cosa. Efrem, non portiamo sfiga, scusatemi l'esplosione. Siamo in pieno lockdown. Siamo in pieno lockdown, che siamo in zona rossa, che stiamo tentando di diventare arancioni, no? Non ci sono mica i virus, solo i virus... Diciamo contagio positivo. Diciamo contaminazione, già, che è già più una roba più industriale, che magari non è neanche quello, che magari andiamo sul nucleare. Allora, se io dico una cosa, ho un ambito di ascolto di un certo tipo.
e soprattutto ho una presa empatica abbastanza superficiale. Lo vediamo quando, ad esempio, facciamo gli interventi nelle scuole, no? Certo. Dico ai ragazzi, guardate ragazzi, ragazzi che facciamo diverse attività di orientamento scolastico, soprattutto sulla fascia dei 17 anni, quelli che stanno prima superiore. Delle superiori, che sono in quarta, per esempio, quarta. No? Ultimando la secondaria superiore, e che stanno pensando che cosa vorranno fare domani all'università, no? Intanto gli chiedi a questi che cosa vorranno fare da grande, che ti dicono subito che cosa vogliono, che cosa hanno in testa, magari anche le cose più strampalate, il 90% non ti dice che non sa che cosa farà da grande. Questa è una cosa terribile, se ci pensiamo bene, no? E io gli dico, guardate, che prima decidete che senso volete dare alla vostra vita, meglio è, perché non è mai troppo presto per cominciare. Io mi ricordo il momento esatto, ero su un tram vicino al Duomo, che stavo andando a scuola serale, dalla Braco a Lambrate, dove lavoravo, facevo l'operaio di terza categoria al laboratorio che analizzavo il Cebion, e ho detto, io no, questa vita qui non la voglio fare, perché non ha senso, non ha assolutamente senso. Devo fare qualche cosa che la mia vita... Allora, pensa e ripensa e dico, guarda, quello è un ambiente super inquinato, allora era così, perché c'era una puzzaccia incredibile. Va sì, bene. Poi le fabbriche, certo. Poi le fabbriche, poi vivendo sotto le ciminiere della Tonolli, quando c'era tra Paderno e Dugnano. Qui vicino avevamo la Falck, insomma. Ecco, esattamente, quindi... chi ha vissuto in quei tempi lo sa bene, no? Dico, mi devo occupare di ambiente e devo pensare a come devo costruire questo percorso. Non sapevo che cosa avrei fatto, non sapevo che cosa, nessuno mi sapeva dire che cosa, dare qualche consiglio utile, perché eravamo tutti figli di un contesto che era quello, non si pensava ad altro. Però passo dopo passo, giorno dopo giorno, scelta dopo scelta, ho fatto cose importanti, almeno per quello che mi riguarda. Insomma, nell'associazione degli agricoltori, la CIA, no? Sei andato a lavorare, no? Anche sì. In organizzazione. Sì, poi dopo, vabbè, per 30 anni ho lavorato nel settore agricolo. Allora, diciamo, sembra mini metallurgico bloccato nella sua azienda. C'è stata un'evoluzione di Efrem. Da perito agrario, perito chimico, prima perito chimico al Molinari. Ecco, perito chimico come me, che siamo una categoria protetta oramai. Sono andato a fare il perito agrario a Codogno, quindi Codogno che adesso è diventato... è stato il primo luogo... Sei andato a fare il dirigente di un'associazione agricola, la CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, no? Cosa hai imparato? Perché dopo lì sei entrato in contatto veramente con il mondo, poi è stata l'evoluzione, le proteste, l'emarginazione del mondo agricolo anche. Questo fa sì che abbia fatto la fattoria, come vi dicevo, no? Della la comunità ecologica Wigwam. Abbiamo prodotto ortaggi principalmente, poi alla fine abbiamo scoperto l'anno dopo, nel 73, che era un fallimento dal punto di vista economico, perché erano più brutti e stortignacoli di quelli di agricoltura convenzionale, chimica, tra virgolette, e costavano di più, perché la resa era minore e il lavoro era di più. E allora abbiamo detto, qui ragazzi abbiamo sbagliato tutto, e lì come al solito succede quando si fa le robe in gruppo, si sono formati due partiti, no? Due correnti di pensiero. La prima, principalmente di gente che arrivava dalla città, che hanno detto abbiamo sbagliato tutto, questa la cosa non funziona, e quindi quelli se ne sono andati. Gli altri sono rimasti nella comunità e abbiamo cominciato a ragionare sul motivo per cui succedeva una sorta di era un ossimoro, no? Cioè la gente, abbiamo trovato una contraddizione che non era logica, che la gente dicesse la salute non ha prezzo e poi dopo per risparmiare il 10, 15, 20% sui prodotti si avvelenava. Bene alle schifezze. Ma dove sta il problema qui? Allora abbiamo capito che il problema stava proprio nella consapevolezza del valore del prodotto, che metteva in secondo piano il prezzo, metteva in primo piano la salute. Allora, come dobbiamo fare noi per convincere le persone, o comunque per informare le persone,
che il prodotto che non ha veleno è giusto che costi di più, perché una Ferrari non può costare come una 500, no? Ma infatti ti ricordi quando era successo il fatto del metanolo, no? Il vino, che certo, cioè veramente comprare il vino a un euro, adesso non c'era la lira, certo, cioè c'era ancora la lira, ma... Ma oggi per esempio l'olio extravergine d'oliva, infatti volevo proprio arrivare a questo. 50, quando ne costa 4 euro solo la raccolta, non esiste, capito? Non esiste, chissà che olio è, che cos'è quella roba lì che allora, prendono. Per farla breve, come ne siamo usciti da sta roba? Abbiamo capito, abbiamo detto innanzitutto siamo arrivati al fondo, più sotto non si può, possiamo solo risalire. Quindi diamoci da fare a capire come mai succede questo. Abbiamo capito che era necessario fare comunicazione, quindi per creare una cultura, e fare marketing, ma non fare marketing per vendere di più, marketing per capire quali sono, per divulgare, per promuovere, non tanto quello, ma marketing per capire quali sono i meccanismi psicologici che fanno in modo che i consumatori, la gente compri una cosa piuttosto che un'altra, per capire questo, no? Bene. Abbiamo capito questo, poi alla fine siamo arrivati alla conclusione che per fare marketing e comunicazione bisognava aggiungere altri costi a margini che già non c'erano, quindi non si andava da nessuna parte. Abbiamo però trovato una modalità che ci consentiva di fare comunicazione e marketing guadagnando piuttosto che spendendo, che è una cosa assurda, no? Se uno ci pensa. Come fai a guadagnare su una cosa che ti dà un'utilità? Punto interrogativo. È nata la prima attività di ristorazione. Abbiamo creato un circolo che proponeva anche una piccola ristorazione solo per i soci. Abbiamo incominciato a fare pubblicità, la gente incominciava ad arrivare un po' per curiosità, eccetera. Alla gente che era seduta a tavola gli dicevo questo: allora, vi sono piaciute queste patate, questi pomodori che avete mangiato oggi? Sì, bene. Dopo sfido chiunque a dire che a riconoscere un prodotto cotto che arrivi da agricoltura biologica piuttosto che no. Però sì, questo è un gioco che comunque funzionava dal punto di vista della comunicazione. Però mi dicevano sì, buoni, questo e quell'altro, perché tra l'altro eravamo anche in un posto rurale, bello, insomma, eccetera, eccetera. Bene, allora, quello che avete mangiato non c'ha il veleno dentro. E questi mi guardavano con due occhi così e mi dicevano, come? Noi veniamo qui da te a mangiare, paghiamo anche, tu ci daresti della roba avvelenata da mangiare. Allora gli dicevo, sentite, ma voi le carote, le patate, quello che vi ho dato da mangiare, dove le comprate? Li compriamo al supermercato piuttosto che dal mercato, eccetera, eccetera. Allora vi faccio l'elenco dei principi attivi che già si conoscevano, i ditocarbamati, le atrazine e quant'altro, che voi ci trovate dentro se andate ad analizzarlo. E questi rimanevano un po' basiti, no? In ogni caso gli avevo messo una pulce nell'orecchio. Sì. Però statisticamente succedeva questo. Che alla fine tornavano dopo, no? Perché come no? Perché portavano altra gente. Alla fine del pranzo mi chiedevano, ma tu di sti pomodori neanche da vendere? Certo, come no? sì. Allora, non è che mi dicessero quanto costano al chilo, mi dicevano dammi un ce li hai? Sì, quanto ti devo? Quanto ti devo? Che cosa era successo? Che avevano acquisito il valore del prodotto e il prezzo del prodotto passava in secondo piano rispetto alla qualità del prodotto che andavano ad acquistare, cosa che invece al supermercato non succede, no? Perché la gente va a vedere prima di tutto il prezzo, a meno che un prodotto non sia super pubblicizzato, e attraverso l'investimento pubblicitario, quindi la comunicazione e il marketing, gli viene imposto un valore surrettizio, che non è legato al valore vero del prodotto, ma è legato... Sì, anche è vero che al supermercato, comunque, o dove si va, nei negozi specializzati, il bio, diciamo così, costa molto di più rispetto a quello normale, quindi velenoso. Ma guarda, Katie, ma oramai neanche tanto, sai, perché il range va dal 10... Adesso è minimo. È minimo, insomma, no, tutto sommato. Allora, se è vero che dobbiamo anche mangiare meno, perché... per via della certo, salute, quindi certo, mangiamo meno, ma meglio. No? Va bene. Ascolta, però io ho visto degli esperimenti, insomma, ormai anche consolidati, no? Tipo il mercato contadino, dove cercano i produttori di andare, diciamo, a vendere direttamente, no, diciamo, chi compra, però i volumi d'affari sono molto, molto bassi. Quindi il tema della grande distribuzione, del fatto che poi le industrie di trasformazione in mano alle grandi multinazionali, non è facile
fare quel ragionamento che fai tu su una scala grande, no? Tu vedi un orientamento del consumatore e anche di chi produce nel cercare di ridurre, no, questa distanza, no? Che poi c'è anche l'industria di trasformazione che bisogna tenere presente, oltre che quando vai tu pensa anche a quelli che venivano pagati a 24 mesi, i produttori di latte, no? Com'è la situazione, lo stato attuale? Visto che l'Italia, mi si dice, tra l'altro sta in piedi a livello agricolo perché ci sono le esportazioni, quindi non sta in piedi proprio in modo, diciamo, autoctono. Sta in piedi per l'esportazione di prodotto agricolo, dici tu? Agroalimentare, sì. Agroalimentare? Guarda, per il vino, con il Prosecco, finché dura quella che rischia di essere una bolla speculativa, che quando scoppia, perché in Veneto, per esempio, hanno piantumato glera, che è la base per fare il Prosecco e pino nero, praticamente dappertutto, compreso in Polesine, ma vi rendete conto, la glera in Polesine che tipo di Prosecco può produrre? Abbiamo una DOC Veneto Prosecco, no? Ecco. Però comunque ha avuto un successo commerciale importante a livello mondiale. Sì. Addirittura il Prosecco ha superato le vendite dello champagne, una cosa strabiliante, no? Quindi finché funziona... Come? Ha fregato il Lambrusco, che dicono che è il vino più venduto nel mondo? Ma che Lambrusco? No, beh, ormai Lambrusco dopo gli anni '80 basta. No, ma adesso mi informo, perché se ci avete fregato sul Lambrusco... No. Anche del Lambrusco, soprattutto con certi salumi. No, è sempre stato il vino più venduto nel mondo dall'Italia, anche come spumante a Brooklyn dintorni, a New York. Certo, certo. Vabbè, dai, ci informeremo dalla CIA locale. Lasciamo perdere che anche qui si entra in una dinamica di superproduzione che implica anche come dire, l'uso di antiparassitari e fitofarmaci in maniera importante e impattante anche, tant'è vero che ci sono popolazioni intere, anche nelle stesse colline del Prosecco, che si stanno ribellando perché sta diventando veramente invasiva, no? questo tipo di attività. Però se si esclude il Prosecco, e se si esclude qualche grande DOP, DOP dei formaggi tipo il parmigiano reggiano, piuttosto che, e poi dopo tutto il resto è molta nicchia. Allora, noi però dobbiamo partire da un'altra considerazione: l'Italia non può avere le superfici della Corn Belt americana dove seminano, oppure le superfici che ha la Russia o l'Ucraina per seminare. Noi siamo cereali. Più piccoli comunque. Noi abbiamo un territorio che è quello che è, tra l'altro c'è tanta montagna, c'è poca pianura, si fa dell'ottima agricoltura anche di montagna, però poca roba. Allora, qual è la scelta che noi dobbiamo fare? Continuare a promuovere le esportazioni verso l'estero? Oppure dovremmo dire, bene, un momento, siccome il prodotto è poco ed è tra l'altro anche di nicchia, è molto parcellizzato. Ed è anche molto buono e il prodotto enogastronomico italiano è molto ambito a livello mondiale. Il Made in Italy, poi sull'enogastronomia è il top del top. Facciamolo diventare una leva di marketing mondiale per portare il turismo in casa, perché è statisticamente provato che ogni euro che un turista lascia in un territorio per l'acquisto del prodotto ne lascia almeno altri 6 o 7 di indotto. Allora facciamoli mangiare tutti in Italia. E questo fa vivere la comunità locale, di cui la stessa agricoltura ha bisogno. Perché se nella comunità locale, in montagna o nell'area rurale, che producono cose strepitose, ma non c'è la farmacia, hanno chiuso le poste. Le poste, esatto. L'ospedale più vicino è a 50 chilometri, ma chi ci rimane, soprattutto in montagna? No? Quindi, se vogliamo far vivere l'agricoltura di qualità, quella che ci caratterizza nel mondo, di alta artigianalità, dobbiamo salvare le comunità locali nel loro complesso, quindi anche il farmacista, anche l'edicolante, anche il distributore di benzina, eccetera, eccetera. Ecco il ragionamento che fa Wigwam, no? Quindi possiamo candidarti, Efrem? Ce la fai ancora? Te la senti? Ti candidiamo? No. L'agricoltura, visto che Zaia non vuole rimanere nel Veneto? No. No? Guarda, mi sono bastati i miei vent'anni di dirigente nazionale della Confederazione degli Agricoltori a Roma. Però comunque la passione c'è ancora. Ho fatto questa domanda perché tu sei molto politicizzato come tutti. La passione non può non esserci, perché quella ci deve essere sempre. Il rapporto con la politica e le istituzioni. Non si vive, no? Voglio dire, la vita è passione, è sposare una causa.
non significa sposare una causa e poi dopo vedere solo quella, attenzione. Certo. No, sposare una causa e mettersi continuamente in discussione. Allora, il tuo rapporto con la politica. Che diventa migliorativa. Come? Confessa, il tuo rapporto con la politica e le istituzioni, visto che hai un passato da operaio, hai combattuto per l'ambiente rurale, ti trovi l'assessore o l'agente, il nominato o l'innominato, allora, seconda del giudizio? Te la do come siamo abituati in Rete Wigwam la risposta. Ovvero, che non sia troppo democristiana, perché vedo che siete molto mediatori, no? Mi sembra molto democristiana la tua risposta. No. Che forse è stata il massimo della politica italiana. No. Le persone si vedono per quello che fanno, non per quello che dicono. Vero. E ti posso garantire che in qualunque parte politica, c'è gente che non fa, e gente che fa. A me non interessa che uno sia bianco, rosso, celestino, interessano i risultati. Il risultato è quello che abbiamo concordato e va nell'interesse dello sviluppo solidale e sostenibile della comunità locale, perché è quello il campo. Benissimo, sono tutti ben accetti, patti chiari, amicizia lunga, ci rimbocchiamo le maniche e facciamo le cose concretamente, perché fare le cose concretamente significa anche vedere il risultato di quello che fai. Se il risultato è positivo vuol dire che abbiamo fatto bene, se il risultato è negativo vuol dire che abbiamo fatto bene, perché comunque abbiamo scoperto una strada che non è percorribile, e partendo da quello possiamo individuare una strada che invece è percorribile. La storia di Wigwam è questa, è stata con le cave dei Colliugani, è stata con i campi di rimboschimento, è stata con l'agricoltura biologica, è stata con il turismo sostenibile, è stata sempre. È stato un continuo sbagliare, rettificare, riconsiderare, ricostruire, giorno per giorno, tutti i mesi, tutti gli anni. Però non ci hai detto come va con le istituzioni venete, non me l'hai detto. Hai detto la filosofia, ma sei molto diplomatico. È curioso. No, siccome lo conosco bene, no? Sei molto diplomatico, hai qualche finanziamento in ballo, confessa, Efren. Sì, troppo diplomatico. Sempre questo. Adesso va bene tutto. No, i veneti sono veramente diplomatici. Ma bisogna bussare sempre alle porte. Sempre, noi possiamo. Dopo c'è chi ci risponde, chi non risponde, non importa. No? Però chi risponde, magari si incomincia un ragionamento che... E come stanno rispondendo? Perché tu sai, io sto sollevando un problema che è il volontariato, l'attività volontaria. Sì, c'è molto interesse, tanti applausi, ma pochi finanziamenti e pochi soldi. No, cioè, per non noi c'è una grande attenzione. Per noi il concetto del volontariato, adesso sto parlando per Wigo, ma nella cultura che ormai si è creata, è un concetto molto diverso dal concetto classico del volontariato, dove per volontario si intende uno che, siccome ha un po' di tempo, che non sa che cosa farne... Utilizza le associazioni come hobby. Riempie il suo tempo a fare qualcosa di utile per la società. Va bene anche quello, per carità. Siete i gesuiti dell'ambientalismo italiano, allora. Noi per volontariato intendiamo che ci mettiamo dell'impegno non pagato, investiamo il nostro... Però con delle competenze e professionalità, non soltanto volontariato. Certo. Per noi volontariato non significa, siccome non ho altro da fare... No, significa... investire il proprio tempo pur senza essere retribuiti per arrivare ad un risultato che può essere anche economico, magari anche per noi se è possibile, ma soprattutto per il contesto sociale e la comunità in cui viviamo. Questo per noi è volontariato, non può esserci un volontariato di mero assistenzialismo, a meno che non ci siano delle situazioni che vanno... Sì, non è come consegnare dei pacchi, diciamo, completamente diverso. No, dopo va bene anche questo, per carità, ma sì, non è la nostra visione, tant'è vero che ho parlato di solidarietà intesa come mutualità e non come carità, attenzione, perché come ci insegnano i padri dell'ecologia moderna, la natura non regala pasti gratis. Esatto. Questo lo diceva Commoner, lo diceva tanta altra bella gente, no? Nel senso che tu nell'ambiente non è che puoi solo prendere, devi anche dare, e il dare in questo caso significa rispetto. Rispetto per l'ambiente, ma anche per la comunità umana di cui tu fai parte. Anzi, quello è l'elemento di partenza. Perché se tu dialoghi e sei solidale con la comunità umana di cui fai parte, ti prendi automaticamente cura anche dell'ambiente. Allora, siccome sei molto impegnato... Dove sei dentro? Ultima domanda personale, perché siamo amici. Allora, visto che c'è questo humus, che ti è cresciuto in un ambiente politicamente attivo, molto impegnato, i tuoi figli, anzi le tue figlie, se non ricordo male, che fanno le tue figlie? Cosa hanno assorbito?
proseguono la linea paterna e materna o fanno qualcos'altro? No, perché poi alla fine... Diciamo che c'è, dunque, allora, partendo dal presupposto che non solo per i miei figli, ma per tutti, io penso che ognuno debba fare le scelte che si sente. Benissimo, siamo si democratici tutti. E verso cui è più portato, no? È verso cui è più portato. E conta anche qui, come dire, io faccio questo, cerco di farlo nel migliore dei modi, lo faccio in maniera convinta, coerente, tra l'altro anche, perlomeno credo che sia anche così, dopodiché tu fai quello che vuoi, insomma. Per cui io ho due figlie, una che ha la vena artistica e fa la scenografa al Teatro dell'Opera di Tolosa. Ah, bello! E l'altra, Anita, che è più grande, che dopo 20 anni di giramondo a lavorare nel settore turistico, da un anno circa a questa parte, adesso è integrata nella nostra sede centrale. Visto l'ho che detto come... perché sei orgoglioso delle tue figlie, l'ho fatto apposta. Lingua, e quindi ci viene bene, soprattutto per la gestione delle relazioni internazionali, i progetti europei. Guarda, mi candido per la comunicazione. Guarda, c'è lavoro per tutti, Katie, quindi sentiamoci. Allora, guarda, molto volentieri, perché mi piace dobbiamo tantissimo a trovare, quello che fai. Devi dirci il menù del tuo agriturismo, del tuo... Allora, intanto il mio non è un agriturismo, ma è un circolo di campagna, quindi è un'associazione. Che è un'altra cosa. Beh, andiamo a mangiare a casa tua. È un'altra cosa che è un simile agriturismo, ma non lo è, nel senso non che... Non lo è, ho detto agriturismo. L'agriturismo necessariamente, l'agriturismo è un'impresa, attenzione, guardate che io ho lavorato soprattutto su questo quando ero in Confederazione. Quindi ho fatto la guida di turismo verde per diversi anni, mi sono occupato del marketing agrituristico, ho avviato consorzi di prodotti tipici, ho fatto l'assistenza anche ad altri paesi che stavano costruendo sistemi agrituristici, la Slovenia, la Repubblica Ceca, eccetera, eccetera. Quindi mi ritengo, insomma, uno che ma conosce, che ci dai da mangiare? Faccio il borghese della situazione. Ma quella, attenzione, ma l'agriturismo in senso classico è un'impresa e quindi deve fare benissimo. Profitto. Il circolo di campagna invece è un'associazione che certo. Proponici un menù. Io adesso siccome è un orario che ho venuto fame. Aspetta, un menù. Fa anche attività economica, perché sennò facciamo solo poesia. No, non riesco a farlo, è troppo bene, serio. Ma giustamente devi spiegare cos'è il suo il mio circolo, così come tutti gli altri circoli di campagna Wigwam, chi più che meno, perché dopo ognuno ha fatto scelte diverse, fa attività diverse, non tutti fanno anche un po' di attività di ristorazione. Beh, innanzitutto la nostra attività di ristorazione è strettamente legata a tutte le altre attività, quindi facciamo le attività con i bambini, quindi inseriamo anche dei menu che loro possono fare, imparare per conoscere i prodotti, eccetera. O se no facciamo delle serate a tema. E se ti capita un vegano, che fai? Ah, cioè, ce n'è per tutti, guarda. Cioè, allora... Tutti, guarda, vegani, vegetariani, no problem. Carnivori, non importa. Tra l'altro, io penso che mangiare carne sia un lusso che ci potremmo permettere ancora... Ancora per poco. Per cui diventeremo tutti necessariamente, non dico vegetariani al 100%, ma... Ma siamo lì. Ma del resto non scopriamo niente di nuovo, perché i miei vecchi, che erano tutti agricoltori, i miei nonni, la carne la mangiavano una volta alla settimana. E durante la settimana magari una fetta di salame, ecco, ogni tanto. Ma la carne... E i ricchi che mangiavano la carne si ammalavano di gotta, no? Brava, esattamente. Per cui non è che sia... Per cui dobbiamo mangiare carne che costa tantissimo, che è allevata nella maniera più sublime. E che possibile. Fa malissimo. No, perché fa malissimo. Uno dei prodotti che abbiamo riscoperto, abbiamo rilanciato come proprio uno dei progetti del mio circolo di Arzarello, è il lardo della salsifica, che è il lardo che si faceva in questo territorio. Che buono! Allora, dovete pensare che il lardo si faceva in tutti, diciamo, in tutti i territori, dall'Appennino, diciamo... Beh, sai, c'è il mitico, quello di Colonnata, che sembra che c'è in tutto il mondo, invece c'è solo lì, perché è talmente piccolo il posto. Ma tutti i posti, soprattutto la Valle Padana, tutti allevavano il maiale, perché c'era bisogno del grasso, perché il grasso era
la base per la cucina di tutti i giorni, insomma, no? Perché l'olio d'oliva chi se lo poteva permettere? Sì. Nelle case contadine si faceva il burro, ma il burro le donne lo facevano per venderlo, per fare quattro soldi, per comprarsi il filo o altre cose, non lo si consumava in casa. Per cui l'unico grasso disponibile, la margarina è un prodotto industriale che quindi c'è stato solo negli ultimi 50 anni, 60 anni. Mai assaggiata nella vita, guarda. Ecco. E quindi l'unico grasso disponibile nelle famiglie contadine era il lardo, se no lo strutto, che era il lardo sciolto, che serviva per fare tipo le frittelle, cose particolari, insomma, ecco, no? Quindi abbiamo detto, vogliamo rilanciare questo prodotto che era tipico anche nel nostro territorio, nella Salcisica, dove ci troviamo tra Padova e Chioggia, ed è un prodotto di super nicchia, naturalmente, perché si deve fare con maiali particolari allevati allo stato semibrado. Bene, ci hai fatto venire fame. Siamo allora, no, comunque guarda, incontriamoci ancora, perché veramente allora, la ricetta che ha avuto più successo, da medaglia d'oro, che non ha vinto nessun concorso, perché a me non interessa partecipare a concorsi, non ho mai partecipato in vita mia e mai parteciperò, però della quale mi fanno tutti... Ma è orgoglioso. E che era, sì, altro che. E che era nata come ricetta invernale, perché in realtà è una ricetta invernale, e che adesso me la chiedono anche d'estate, va bene, è la gallina imbriaga. Sì, la gallina imbriaga. La gallina imbriaga, dovete sapere che noi qui vicino abbiamo un paese che si chiama, un comune che si chiama Polverara, c'è la gallina di Polverara, poi dopo Padova c'è la gallina padovana, che sono cugine tra di loro, che sono di origine polacca, perché se le portavano gli studenti polacchi che studiavano all'Università di Padova nel 500, 600, eccetera, eccetera, no? Ecco, bene. Ho incominciato a valorizzare questa gallina, che è la Ferrari, perché soprattutto quella padovana è piccolina, è molto bella, ma è piccola, ci fai poco lavoro. E costa un botto, perché una gallina costa 20 euro e poi dopo c'hai un chilo e mezzo di materia prima lavorabile, insomma. Quindi o la valorizzi al massimo, o se no veramente diventa una roba impossibile, insomma, ecco. Allora, praticamente la ricetta è questa. Bisogna avere una gallina vecchia, innanzitutto. Che fa buon brodo. Fa buon brodo, perché ha una cottura molto lenta e molto lunga. La metto a macerare nel vino, cioè praticamente è l'equivalente del brasato al Barolo. Per Madonna, tutto. Che fame! Il brasato al Barolo, no? Si fa così, no? Si mette il manzo, anche lì deve essere un manzo, insomma, non proprio giovincello, se no si sfascia, come dire, nel vino Barolo. Poi il giorno dopo lo si mette a cuocere brasandolo, no? Brasandolo lentamente, con le spezie, eccetera, eccetera. Ecco, al posto del manzo io ho la gallina, fine carriera tra l'altro, quindi bella dura, no? E che non varrebbe niente tra l'altro sul mercato, neanche quella di Polverara, neanche, perché è talmente dura che è impossibile mangiarla, no? E poi al posto del Barolo uso il Friularo, che è un vitigno autoctono della Bassa Padovana, una delle più piccole, che tra l'altro è una diocesi, una delle più piccole diocesi italiane, il Friularo vecchio di almeno 2 anni. Che assomiglia un po' al Barolo, è una cosa completamente diversa, però ha la stessa corposità e ha la stessa, come dire, acidità, consistenza, eccetera. Le metto dentro il vino la sera prima, tagliata a pezzettini, con tutte le spezie, eccetera, eccetera, poi il giorno dopo gli do una passata di fumo sul mio focolare, un focolare antico, molto bello, che bello. Molto grande, con il fumo di Salix Viminalis, che è il salice da Vimini, per dirti, no? Che fa un fumo molto profumato, ti dà una fumicatina così, poi dopo le metto dentro a delle pignate di ceramica o di terracotta, le faccio brustolire un po', in modo tale che si formi una pellicina intorno quasi impermeabile, a secco così, e poi piano piano incomincio ad aggiungere il vino che della marinata, che è diventato marrone nel frattempo, no? Nel frattempo. Con tutte le spezie che è alloro, che è rosmarino, le spezie della cucina mediterranea, insomma, ecco.
magari anche qualche bacca di ginepro, perché insomma il ginepro sembra alla fine, ancora di più. Alla fine tu mangi, sembra di mangiare capriolo, cioè sembra di mangiare cacciolino. Stai anticipando la prossima puntata, che sarà un grande fratello da Efrem. Questa gallina imbriaga ha 6-7 ore di cottura lenta, e siamo, mamma mia, no? E poi va mangiata rigorosamente con farina macinata grossa di mais marano oppure di mais bianco perla. Siamo pronti. Guarda, sei un mito. Fermati lì, perché altrimenti dall'ambientalismo finiremo tutti. L'abbinamento ci va con un friulano, naturalmente. No? Certo. Comunque ti chiamerò molto presto per avere altre ricette. Arriviamo alle conclusioni, perché ci stai facendo un'altra puntata che vogliamo farla bene. Parleremo della cucina di Efrem. I tuoi riferimenti, che ti spiego come funziona. Assolutamente sì. Allora, intanto veramente grazie, perché sei stato fantastico, quindi Efrem sicuramente lo avremo ancora fra noi a raccontare ancora effettivamente la sua grandissima esperienza. Poi insomma, anche quest'ultima ricetta ci hai fatto veramente venire l'acquolina, e quindi veramente veramente grazie. Potete sicuramente vedere il nostro video sui nostri social, su YouTube, sui nostri portali, e poi comunque noi verremo a trovarti. Allora, dovete dire con qualche giorno di anticipo, così sicuramente vi preparo. Guarda, quando ci potremo spostare, che tolgono le zone rosse, sicuramente verremo. Molto volentieri. Grazie, grazie, ciao, veramente. Ciao a tutti. Ciao. La 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 la.